Credo che l'esperienza internazionale che si acquisisce lavorando con grandi aziende sia molto importante perché sono delle competenze che la piccola e media impresa non ha, ma anche proprio per ragioni di investimento. E quindi potergliele trasferire, dando però naturalmente sempre un approccio molto pratico al mercato, è qualcosa che ha un grandissimo valore aggiunto. Il Medio Oriente e l'Africa sono ormai un mercato sotto casa. Quelli sono i primi mercati a cui rivolgersi. Per di più sono mercati che richiedono un forte trasferimento di know-how e di capacità di come produrre, perché vorrebbero iniziare a localizzare il prodotto e questa è una grossa opportunità per aziende come quelle piemontesi che hanno queste capacità. Il mentor sviluppa con l'azienda un rapporto decisamente amichevole. Per di più è un rapporto che non è legato per forza dei risultati quantificabili e quindi si trova, come giustamente deve fare un amico, a poter dire ciò che pensa e ciò che serve veramente all'azienda per poter essere aiutata. Ma personalmente credo che ciò che conta di più alla fine è proprio questo rapporto amichevole, cioè è un'alchimia il mentor. Io credo che nessuno sia un mentor, lo si diventa quando si crea questo rapporto molto particolare, mentor-mentee, che ha sempre una base amichevole. E questo lascia tanto perché oltre a immedesimarsi in casi di business, anche spesso interessanti da affrontare, c'è un rapporto che prosegue.